Sì, grazie Presidente. Bene, io trovo l'analisi del Governo rispetto a questo emendamento e anche l'analisi che hanno fatto parte dei gruppi qui seduti anacronistica e culturalmente di un'ignoranza sesquipedale. Nel senso che utilizzare ancora al giorno d'oggi i richiami vivi per la caccia penso sia veramente un arretramento culturale di un certo tipo. E mi rivolgo nello specifico, visto che il Governo ha dato parere negativo rispetto a quanto appena detto, mi rivolgo nello specifico al Partito Democratico, che io ho visto più volte nelle piazze con gli animalisti per protestare contro questo uso, contro queste pratiche. E quindi molto spesso in seno, ed è evidente, al Partito Democratico la sensibilità in questo senso viene nettamente sorpassata da una bieca fede politica nei confronti di un governo che anche in questo caso si risulta essere assolutamente inadeguato rispetto a queste misure. La ringrazio. Lupo, prego. La collega Lupo. Grazie Presidente. Io vorrei semplicemente porre l'attenzione di quest'Aula a un concetto molto basilare. Al di là della procedura di infrazione per il quale che è stata aperta in Europa ovviamente per le catture, al di là del fatto che questo tema è totalmente scisso dal tema della caccia, vi prego di immaginare di stare chiusi dentro quella gabbia con semplicemente una gamba spezzata, di morire lì dentro, di attirare i vostri stessi simili per farli uccidere. Io vi chiedo per un attimo di immaginarvi le condizioni crudeli ed atrocità che vivono questi esseri viventi come lo siamo noi. Quindi riflettete molto bene, perché questo è semplicemente un grado con cui si misura la civiltà di un paese. Quindi ha esaurito il tempo. Cortesemente. Grazie. Bernini Paolo, prego. Grazie Presidente. Vorrei che per una volta provassimo a metterci nei panni di quelle piccole creature utilizzate in questa barbara pratica di richiami vivi. Colleghi, il tono della voce, per favore. Ma se voi foste tenuti per una vita intera al buio, in un luogo spesso freddo e umido, con poca aria, luce e igiene, in anguste gabbie dove è impossibile muovervi, sapendo che un movimento di troppo potrebbe causarvi traumi e ferite. La percezione del cambiamento di stagione e i ritmi del giorno sarebbero sconvolti. E se riuscisse a sopravvivere non sareste più in grado di vivere liberi. Ora, avete la possibilità di abolire questa pratica medievale. Mettetevi una mano sul cuore e uno sul tasto giusto, perché il progresso morale di una nazione si misura da come tratta gli animali. Grazie.